No! Cos'è successo? Buon day! Benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi siamo nella vlog house e stiamo andando a prendere la colazione, perché sono senza colazione questi tizi. È vuoto. Quindi mo prendiamo la mia macchinina, si va a prendere la colazione. Mi raccomando, lasciate già un bel mi piace e commentate con hashtag senza colazione. Comunque non date caso alla voce, sono ancora malato e poi mi sono appena svegliato, raga. Ciao, al supermercato, stiamo per fare la spesa. E mai non trovo dove si fa colazione. Cioè, non sappiamo neanche cosa dobbiamo prendere, cioè sappiamo che dobbiamo fare la colazione. Poi siamo al reparto scuola. Ah, i piatti di plastica così non si lavano. Ah, questa sarà la mia colazione latte. E questi sono tipo buonissimi. Choco Crave. Product placement, modalità on. Tu lo sei preso? Biscotti, sì, carta igienica, che regà, carta igienica per colazione. Vi dico che sono due giorni che usiamo lo scotto. Perché non abbiamo la carta igienica. Infatti tipo Ale c'ha tutto il culo irritato, tutto rosso. Che uomo di casa, ragazzi. Dai. La prossima volta vengo io a casa vostra. Casa vostra, sono da solo a casa mia. Alla fine ci siamo messi a far colazione a mezzogiorno e mezzo, bello. È mezzogiorno e 40 e... Vabbè, però non pensavo che fosse così lontano. Vlog in the vlog, vabbè, ma finite vlog anche io allora. Vai. Bella, oh, che modello è? Boh, non lo so, sono modello Dolce & Gabbana. Giusto per far vedere il casino che c'è qua sopra. Cioè, è legale. Comunque, raga, parliamone, devo assolutamente tagliare i capelli, stanno diventando illegali. Qua nella vlog house c'è pure la piscina recintata. Abbiamo appena scoperto che hanno scaldato l'acqua, quindi abbiamo una... No! Cos'è successo? Se ti ho fatto male davvero sono felice. Prima che ti venga un segno rosso. Mi ha preso proprio su. Dove? Oh cazzo. Qua. Vai, vai. Ah. Pure retto alla... Mi sono rifatto male, ma sapete che vi dico? Sti... Ok, ragazzi, c'è qualcuno che vuole venire a vivere con noi, commentatelo! No, però sono allergico all'acqua salata. Dopo questo bellissimo tuffo in piscina di Sespo, che adesso è lì che prende il sole, se la canta. Questa è contro solamente attrici, cioè. Adesso andiamo a prendere Rosalba in stazione con, sempre con la mia macchinina, e arriveremo palesemente in ritardo, poverino. Ci vuole mezz'ora per arrivare, arriva fra 10 minuti. Quindi vabbè. E dobbiamo ancora partire, quindi vabbè. Bella raga, siamo tornati. Ci abbiamo messo tipo una vita. Quant'è che hai dovuto aspettare stazione? Ho aspettato 10 minuti. 10 minuti? Ah bella, noi tipo eravamo paura di arrivare tipo mezz'ora dopo. Perché tu dovevi arrivare ai 45, noi 45 siamo partiti. Noi invece qua sciallo. Sì, sta vedendo la cosa al computer. Ah raga, incredibile. C'è Montesi che si è addormentato prendendo il sole. Cioè tipo, a parte che prenderà un'ustione assurda. Quanto è bello. Adesso tipo io e Sespo facciamo un super prank. Lo prendiamo e lo svegliamo in malo modo. Vogliamo tipo metterlo sul trampolino e sta là. E poi tipo iniziamo a saltarli uno da un lato, uno dall'altro, e lo svegliamo. Oh bella, frate. C'è Monte che sta dormendo. Strano. Andiamo a fargli un super prank, frate. Che famo? No, lo svegliamo mettendolo sul trampolino. Ah, dai, ma sei svegliato? Vabbè. Dobbiamo essere tipo delicatissimi. Vale, ci deve già delle camere allora. Giusto. Lo prendiamo di peso, cioè con tutta la sdraio, sperando che non si sveglia. In mezzo metro. E lo mettiamo sul trampolino e iniziamo a saltargli di fianco e lo svegliamo in malissimo modo. Sì, tutta la sdraio sul trampolino. Sì, secondo me sì. Mal che vada si sveglia. E lo buttiamo per terra. Ma le che va a buttare per terra e sembra gli alzati in faccia. No, raga. Ok. Raga, si sveglia. Si sveglia, si sveglia. Sveglia Monte, sveglia! Aia! Boh! Le mani!
Ah, mi ha già ardito. Ma che... Oh. Ah. Voi siete dei pezzi di... Fate sei pazzo a addormentarti lì sotto il sole. Non sei, mi voleva addormentare. Sei più bianco della merda, fra. Super risveglio per Montesi. Beh, non lo prendi più il sole, frate? No, no, sta fuori. Taga hashtag Monte Prencato. Hashtag va. Questo è il primo prank che ti faccio. Sì. Però sarà tipo uno della serie, cioè. Preparati che. Uno di una lunga serie. Mi arriverà. Qua abbiamo i due cuochi, altro che Masterchef. Pazzesca, visto. Cos'è che hai cucinato di buono? Tiene, bruschetta. Bruschetta. Cioè il menù. Acqua e bruschetta a 50 euro. Oh, siete cari, raga. A Milano è caro. Allora, abbiamo fatto colazione alle 12.40 e pranziamo alle 4.10. Onesto. Adesso ci facciamo quante pizze, fra? Una testa? Vai. Comunque è proprio la vlog house, cioè siamo tutti che vloghiamo, sempre a vloggare. Allora, io adesso cosa farò? Cioè, io vengo a casa loro e fanno cucinare a me. Cucinare? Vabbè, si fa per dire. Facciamo queste due pizze. Super giuse. Vedete, è una vlog house, tu hai l'altro che vlogga, lo sto sentendo, eccolo lì. Tutti a vloggare. Allora, metti un'altro, frate. Due, ha detto che lui non lo vuoi. No. Sono a salutare, ragazzi. Fidate. Salutare, okay. Abbiamo fatto colazione. Ok, metti okay, pizza, allora. Metti pizza. Ho comprato i piatti di plastica. Perché non siamo capaci a pulire, quindi questi. Ecco le pizze. Comunque, raga, siamo passati da tipo Sespo che stava a casa mia. Adesso io che sto a casa sua e io cucino, però anche a casa mia cucinavo io. Allora, raga, io ho messo le pizze in forno. L'altro è lì spaparanzato sul divano. Bella Vale. Cosa facciamo qua? Noi ci alziamo, c'è un colazione a mezzogiorno, vlogghiamo, mangiamo alle 4, vlogghiamo. Mangiamo, vlogghiamo. Mangiamo alle 6, vlogghiamo. E poi dormiamo. E poi vlogghiamo anche mentre dormiamo, tipo. Ecco, raga, pizze pronte. Chef Sespo. Io le ho infornate e lui le ha tirate fuori. Cioè tipo lavoro di squadra. Quindi ora si può mangiare possibilmente senza farle cadere. Raga, ma che problemi avete? No. No, però è crudissima. La mia è cotta. È perché stava sotto, frate. Ciao Dio. Mettimelo là davanti. Che belli che siete. Faccio i pal... Quanti palleggi ci Viva! Viva! No, raga, il cane. Rosa, ma cos'è che stai pulendo? Lasciato per terra. E se ne va come se nulla fosse. Ma finta di niente. Guarda che devi pulire. Always on this skin. Quindi niente, raga, adesso stiamo cazzeggiando, sappiamo cosa fare. Link del merchandising mi raccomando in descrizione. Comprate tante felpe che inizia a far freddo. E c'è anche il 5% di sconto se vi iscrivete alla newsletter, quindi approfittatene. Niente, ci ha già rinunciato. Dai, proviamo un coltello. Bello. Bruno, vai. Che schifo. No. Cazzo, raga, manco pure che per visto te. Sono riuscito a fare. Prova tipo a girare il piatto. Vedi se era sta attaccato. Vai. Ok, raga. Doppio vlog. Io sono un mago, guardate. Però se cade faccio veloce. Fallo sul lavandino. Wow. Oh. Oh. Che schifo. Ma io ti voglio vedere pulire tutta sta roba. Io penso butto. Ma io me l'hai fatto una tipo una quantità per... Ho pensato. Per 10 persone. Ne faccio tanto così avanza e lo mangio altre volte, no? Però fa schifo adesso non si può mangiare. Senza parole, ragazzi. Gli va insegnato un po' di roba. Devo insegnare io a cucinare, raga. Comunque niente, ora ci facciamo un bel giro, vi faccio vedere. Qua c'è la piscina. Adesso vi faccio vedere un po'. Cioè tipo il perimetro della casa. Cioè tipo gigante. Guardate che bello. Tipo. Ehi, lì c'è una scala che abbiamo usato per un video. E niente, comunque questo vlog termina qui. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag petacolo. Spero vi sia piaciuto. Se vi siete iscritti al canale durante questo video, quindi siete nuovi iscritti, come al solito commentate con hashtag nuovo iscritto, vi metterò a cuoricini e commenterò per darvi il benvenuto. Comunque raga, seguitemi su Instagram giuseppe_basso_barbuto, ve lo lascio qui perché pubblico un sacco di robe e siamo quasi a 300.000, quindi dovete tutti andarmi a seguire. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.